E ti dico, questa scarpa qua, secondo me, la cosa bella è che a fine vita si può utilizzare per fare le corse lente. Della scarpa, non so se l'avete riconosciuta, lascerò parlare al pro depodista, anche perché quando parliamo di oca o neone, Andrea, e faccio una piccola rima, vuole essere protagonista. Mi limiterò a raccontarvi solamente due aspetti tecnici relativi a questo modello di Rincon 2, che sono, secondo noi, le scarpe più amate dei podisti amatori, soprattutto che cercano la velocità, ma oggi, e non vedevo l'ora che arrivasse questo giorno, è soprattutto il giorno in cui i principali e più famosi atleti Oca tenteranno di battere il record dei 100 km di 6 ore 09 e di 6 ore e 33 rispettivamente, tra l'altro record di due giapponesi, Katsami e Abe. Forse non siamo abituati a parlare in questi termini, anche perché sappiate che 6 ore 09 significa 3,42, avete capito bene, 3,42 minuti al chilometro, ossia 37 minuti su 10 km fatti però 10 volte. Tra l'altro sono curioso di sapere quanti di voi riuscite a correre i 1000 sotto i 3,42 al chilometro. Se potete, scrivetemelo qua sotto. Ad ogni modo, mi auguro che davvero che questa impresa possa riuscire ad essere realizzata, anche perché secondo me sarà corsa con delle scarpe davvero fantastiche, le famose Carbon X2, che saranno lanciate proprio oggi a livello mondiale e di cui parleremo, se ci riusciamo, sul canale nei prossimi giorni. Quindi non esitate a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. So che sono abbastanza martellante, ma sappiate che questo canale vive soprattutto grazie alla vostra partecipazione. Invece oggi, come ho detto, parleremo delle Rincon 2, che secondo alcuni sono le migliori A2 del mercato. Prima di preparare questa review avrei detto che comunque le Rincon non sono delle A2, ma se torniamo indietro fino al 1994, anno in cui questo termine fu coniato dalla rivista Correre, sappiate che A2 all'epoca significava velocità e ammortizzamento. Ammortizzamento che io in realtà chiamerei ammortizzazione, non so quanti di voi sappiano che io lavoro nei freni e negli ammortizzatori, questo non so se facilita le review, ad ogni modo mi sembrava giusto dirvelo. Di queste Rincon 2, che lascerò, come ho già detto, descrivere al pro depodista, vi posso solo dire che pesano 229 grammi, hanno un drop 5 con un differenziale molto limitato rispetto alla competizione. Sono due le cose di cui vi vorrei parlare. Numero 1, il drop 5 in realtà è derivato dal fatto che questa scarpa ha il metarocker, ossia una struttura a dondolo in italiano, che comunque facilita la transizione tacco-punta e di conseguenza non è assolutamente comparabile ad una scarpa tradizionale. Quindi il drop 5 di Rincon non è equivalente ad un drop 5 di una scarpa di altre marche. Ma non solo la rullata è facilitata, ma anche la corsa in avanti del piede, soprattutto per chi abbia delle dita del piede o delle caviglie irrigidite o magari problemi di polpacci, le Rincon facilitano oltremodo la propulsione. Se dovessi dare un consiglio a Oca, consiglio peraltro non richiesto, suggerirei di aggiungere un po' di gomma lateralmente, non tanto per la performance, quanto perché la moglie dei podisti amatori sicuramente dopo qualche chilometro si lamenterà di questa scarpa, che dal punto di vista della performance resta comunque uguale, ma dal punto di vista estetico è terribile e di conseguenza vi chiederà anticipatamente di buttarle via. Il mio consiglio però è non fatelo, anche perché questa scarpa vi porterà davvero a correre velocemente, e con ciò lascio la parola al pro depodista che, venuto nel mio studio, spinto nelle mie magnifiche luci, vi racconta il fantastico mondo delle Rincon 2. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Sei sicuro che dopo aver fatto diversi allenamenti intensi sei pronto a recensire le Rincon 2? Guarda, al dire il vero, proprio perché ho fatto tanti allenamenti intensi, ho utilizzato sempre loro praticamente, sono super pronto a fare la recensione.
Cosa ne pensi di questa scarpa? Sicuramente che era più bella esteticamente rispetto alla Rincon 1 e credo di poter dire che la preferisco ancora di più alla 1. L'ho apprezzata ancora di più, soprattutto ai ritmi quasi massimali, submassimali. Quali sono secondo te le differenze principali rispetto al primo modello? Guarda, poche fondamentalmente, la sento solamente un attimino più reattiva, se possibile un attimino più dura, ma che non pregiudica la sua morbidezza. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Ecco, allora questo è un questo è proprio un secondo me, perché io direi che è una scarpa da lavori svelti per tutti. Quindi dall'amatore a chi comunque corre già più forte, quindi a degli amatori evoluti come li chiami te, Max, e ti dico, questa scarpa qua secondo me la cosa bella è che a fine vita si può utilizzare per fare le corse lente. Infatti anche con la Rincon 1 ho fatto così, superati 400 km, 500 km ci facevo i lavori come fartlek senza stare lì troppo a guardare i ritmi e a fare tutte le corse lente. Quindi a livello di peso del podista amatore, fino a che peso? Allora il peso, scusami, un'altra cosa, è una scarpa per tutti, però ci vuole un po' di adattamento, comunque una scarpa che ti fa correre di avampiede, che vuole una corsa di avampiede, quindi bisogna un attimino sforzarsi. Diciamo che correre di tallone con questa non è che sia il massimo, sicuramente c'è tanta ammortizzazione, però le qualità della scarpa escono quando si riesce a spingere di avampiede. Il peso ti direi sotto i 75 kg sicuramente, sopra rischi di davvero schiacciare troppo la gomma e non avere la risposta che ti può dare questa scarpa. E se invece dovessi indicare dei ritmi di allenamento? Io, guarda Max, l'ho usata a 3,05 al chilometro sui 3000 e ti dico, guarda, perfette, quindi a ritmi da 10 km o anche un pochino più forti, secondo me si riescono ad utilizzare tranquillamente. E io te l'ho detto, poi le utilizzerei anche nei lenti quando sono scariche, quindi è quella scarpa che, come la Pegasus direi, all around, sicuramente dal meglio di sé, dalla corsa svelta fino ad arrivare al medio, alle ripetute lunghe e anche brevi. Per quale distanze le utilizzeresti? Guarda, ti dico, ci ho pensato stamattina, perché non ho niente da fare prima di venire qua da te, ho detto, se non avessi le Vaporfly, se non avessi le Alphafly, forse utilizzerei, neanche le Carbon X, utilizzerei questa scarpa qua per fare le mezze maratone e forse l'azzarderei anche per la maratona. Anzi, il problema grosso della maratona secondo me è arrivare a metà gara con le gambe sfatte, al 30° chilometro con le gambe sfatte. Questa scarpa qua è davvero reattiva e riposante, comunque la gomma che c'è dopo ti salva la gamba. L'hai testata in molte condizioni, anche con la pioggia. Sappiamo che uno dei problemi, tra virgolette, almeno sottolineato dal solito amico di Instagram, che il battistrada si rovina più facilmente, cosa ne pensi? Allora, l'amico di Instagram in quel caso lì ero io. No, ti assicuro che ho ricevuto talmente tante foto e video di scarpe rovinate e volevo appunto sapere la tua opinione. Allora, la Rincon 1 mi era stata donata da un mio atleta che le aveva usate e non si era trovato. Infatti in tanti non si sono trovati all'inizio. Me le aveva date perfette, 100 km erano perfette. Appena le ho utilizzate io le avevo piallate praticamente dopo 10 km, mi ricordo. E sono andate sempre in peggioramento. Però ti dico, come grip secondo me sono perfette. Le ho testate anche su pista relativamente ghiacciata ieri. L'altro ieri, dipende quando posteremo il video, potrebbe essere praticamente un mese fa. No, l'ho testata a gennaio, in pieno gennaio, con la pista ghiacciata, e ti giuro che non mi scappava il piede, roba che invece per assurdo con le Boston mi era capitato che mi scappasse. Quindi ti dico, il grip rimane ottimo. Il problema del piallarsi invece rimane, ma ti dico, è un finto problema, se solamente estetico, perché poi la scarpa mantiene tutte le sue proprietà, quindi reattiva e ammortizzata.
Però mia moglie suggerisce di non utilizzarla, di non farla vedere in casa perché appunto esteticamente non è molto bella. Sì, però se la usi così sembra nuova, quindi anche le altre sembravano nuove. Il problema delle rinconune è che le avevo usate in Sicilia, rimaste fuori al sole col sudore, si erano praticamente seccate tutte. Parlando invece della tomaia e della traspirabilità, so che la tomaia è cambiata, cosa dici? Allora, sicuramente la scarpa è più stretta rispetto alla Rincon 1, hanno migliorato il problema della soletta e un pochino di che cedeva all'interno in avampiede, che ha creato a tutti, compreso me, delle fiacche sul primo metatarso. Ti dico, adesso zero problemi, direi che secondo me non la riusciremo a testare in estate, però ti dico, io non ho quasi mai avuto problemi con le tomaie, anche questa mi sembra buona. Quali pensi che siano i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Guarda, io ti dico, forza è quasi una scarpa, i punti di forza è che è una scarpa quasi perfetta, davvero. Io, perché è uscita nel 2020, ma se no ti direi che è la scarpa dell'anno questa qua. Il punto di debolezza è il consumo della suola, che è imbarazzante, ma più che altro perché non capisco, se qua non avessero messo la gomma e avessero lasciato un buco quasi era meglio, perché tanto è un punto dove ci appoggi di striscio, oppure un pochino più di gomma dura che hanno messo solamente qua davanti, per dire, qua zero, infatti si distrugge e qua dietro un pochino si consuma. E poi hanno in effetti il miglior rapporto qualità-prezzo, senza togliere al fatto che sono state donate dagli iscritti al canale con Buy Me a Coffee, sono in effetti le scarpe con il miglior rapporto qualità-prezzo. Sono una delle migliori con rapporto qualità-prezzo, che comunque anche le Pegasus si trovano a dei prezzi imbarazzanti. Sicuramente però questa scarpa qua l'utilizzo, cioè dai ritmi fortissimi ai ritmi lentissimi, cosa che invece la Pegasus non riesce a fare. Ti dico, la Pegasus me la porterei in vacanza perché ci riesce a far tutto, questa qua me la utilizzerei forse come scarpa unica perché ci riesce a far tutto. Peccato che non ti possa filmare sul tapis roulant perché hai deciso di non correre più sul tapis per un mese, altrimenti quando saremo in pista faremo comunque un video anche della tua corsa con questa scarpa. Ci manca soltanto di recensire le Bondi. Le Bondi, beh, magari potremmo vedere se troviamo le Arai per fare una scarpa antipronazione, che potrebbe avere un'idea interessante, come a me piacciono le Skechers, il Goran Forza, forse le Arai sono molto simili. Va bene, grazie Andrea, le mie luci sono sempre più innovative, spero che ti piacciono. No. Almeno non ti faccio raffreddare, grazie ancora. Ah sì, quella lì dietro soprattutto. Ciao. Ciao.